Pericolo! Basta, mi sono rotto di dire 15, 16, 17. Basta, questo è un walkthrough e basta. Finalmente. Lord Pendleton ha detto di vederci qui. Io controllerei Ok, la cantina. andiamo a controllare. Perdere la famiglia mette sete. Ok, andiamo a controllare la cantina. Sicuramente prima o poi ci sarà un'invasione di gente che vuole uccidermi in questo quartiere, sicuro. Tutti mi danno la caccia. Aspettate, vabbè, ho capito un attimo una cosa. Allora, qua. Ok. Questo me lo metto qui. E questo me lo metto qui. Perfetto. E il cuore me lo metto sopra. Ok, perfetto. Perciò adesso faccio qui. E cambio tutto. Cos'è questo foglio? Sono certo che hai gradito. Mosca, questo messaggio per te, le docce non so se non sei vicino, tu hai detto ci sono un pacco di messaggi da parte del mittente. Ospitalità delle Boyle. Andiamo a casa mia, vai. Niente, sono abituato però a fa qui. Ok, andiamo a casa mia. Dov'è il pacco? Il pacco, voglio il pacco! Bello, che bel regalo! Dunque tu sia, ti ringrazio per aver risparmiato almeno una parte della mia famiglia. Abbiamo tutti i tuoi nemici. In certo senso. Ok. Allora, vediamo un po' che cosa mi ha dato. C'ho due rune, che posso sviluppare con due rune? Una bella ceppa! Ma questo posso svilupparlo, permette di vedere nel buio e di guidare essi viventi oltre i muri. Questo qua non lo voglio tanto fa perché comunque non è tanto furtivo. Fa parecchio un macello. Richiama un branco di ratti che attacca i nemici e si disperde dopo un breve arco di tempo. Potrei prendere questo qua in futuro. Insegnare della loro presenza e trasformare in un polvere quando voglio. Questo ce l'ho fatto, ma potrei anche svilupparlo. Ora mi servono 4 malefiche rune. Accomoda l'anima, dopodiché seguo in colpi letali corpo a corpo. Anche qua corpo a corpo non faccio cose silenziose. Facciamo questo, vai, rallenta il tempo. Perfetto, ci piace questo. Molto più ninja. Ok. Prendiamoci i soldi sulla sedia. E andiamo via. Non ci sono riuscito. Ho Volevo perfetto fare il terzo coatto, ma senso. niente. Ce l'hai fatta. Abbiamo eliminato una donna. Una nobil donna, anzi. La Boyle era una vipera. Ha appoggiato l'assassinio dell'imperatrice. Non mi dispiace affatto per lei. Sai, ho sentito dire che hai difeso il mio onore in modo straordinario, rischiando la tua stessa vita. Ti ringrazio. Questo piccolo oggetto appartiene alla mia famiglia da generazioni. Ma Che sono cosa mi certo dai? che tornerà più utile a te che a me. Forza, prendilo. Che cosa, che cosa? È stata una lunga notte, Corvo. Ma non è finita, temo. Evlock e Martin hanno in mente qualcos'altro per te. Ti vogliono vedere nelle stanze di Evlock sopra il bar. Ok, una runa. Da molto tempo che c'è lei. Mortacci una matita prima, così mi sviluppavo qualcosa di meglio. Allora, rubiamoci tutte cose, tutte cose. Borsello. Una pera. Un libro che. Medaglie. Corvo, è il momento. Quello che abbiamo fatto, tutto quello che tu hai fatto, ha reso possibile quello che sta Che per cosa sta accadere. accadendo? Il Lord Reggente è allo scoperto. Vulnerabile. Ora è il momento giusto per attaccarlo. Siamo a un passo dal trono. Un uomo, solamente un uomo, è ciò che resta delle forze che hanno portato la città sull'orlo del baratro. È semplice.
ma tutt'altro che facile. La paranoia del Lord Reggente è ai massimi storici. Ha perso il sostegno dei sacerdoti, del Parlamento, le sue finanze e Sokolov, che aveva creato il sistema di sicurezza. Ha radunato ogni uomo ancora fedele all'interno della Dunwall Tower. Ma so cavoli sua! Sa che accadrà qualcosa. Che stai arrivando, lo sa. E tutto quanto dipende da questo. Piero! Piero ti aiuterà a prepararti. Poi Samuel ti porterà vicino alla torre, alla chiusa. L'ultima volta che sei stato lì era il giorno in cui tutto è iniziato. Ok, è finito il gioco, praticamente. Ma come funziona? Speriamo di no. Buona fortuna. Non so cos'altro dire. Riponiamo ogni speranza in te. Porca zozza. Il signore Lord Reggente è furioso per aver perso i recenti voti al Parlamento. Che è tipo Berlusconi questo. Borzello. No, ho rosicato se finisce. Cioè, già sto verso la fine del gioco. Ciao tesoro. Oh, come tesoro? No, ma... Ciao tesoro. Sono stata a una festa a Villa Brinsley ed era davvero molto strana. La festa, c'ero pure io qua alla festa. Apri questo, rubiamoci questo. Freghiamoci tutto. Ok. Siete stato? No, io non ho fatto niente. Allora. Corvo, si è nascosta ancora. All'inizio era un gioco, ma ora lo fa per prendermi in giro. Se la vedi, rimandala da me, per favore. È ora che si metta a studiare. Allora, lei, praticamente, la doppiatrice dovrebbe essere la regina cattiva del Trono di Spade. La regina... la doppiatrice nella lingua originale, Del Trono di Spade. Anche quella che ha fatto il telefilm su Terminator, una merda di telefilm. Praticamente lei faceva Sarah Connor. Ti giuro, un odio terribile, perché comunque, essendo fan di Terminator, vedere una cosa del genere, vuoi che crei qualcosa, ti manda veramente nervi. Ok, sì, creami qualcosa. O quasi. Vorrei comprare qualcosa. Buon uomo Piero. Allora, che cosa ci ha? Oh, posso comprare anche le rune. Ah, sto bello impaccato dei soldi. Allora, facciamo così, facciamo. Capienza, allora. Ottica della maschera. Non uso le bombe perché sono un assassino. Ci provo a essere un assassino perfetto. Portata della balestra. Aspetta, che ho visto qua. Ok, capienza dell'osso, perfetto, questo me lo prendo. Portata della balestra. No, un'altra capienza d'osso. E mi faccio... quanto costa una runa? Mi faccio anche una bella runa, mi compro. Perfetto. Ok, nuova runa aggiunta. Ora ho due rune. Che cosa ci faccio con due... mortacci, 8 rune ci vogliono qua. Due rune. Mi sviluppo al massimo questo. Non mi posso sviluppare. Questo qua mi ci vuole un po' di tempo per svilupparla tutta. Allora, che faccio? Devo trovare la bamboccia. Vediamo un po' se riesco a trovare la bamboccia. La bamboccia. Dove sei, bamboccino? Sicuro si appizza qui da qualche parte. Dove sei, bambina? Sicuramente sta dentro al secchio. Corcavolo. Andiamo a vedere quest'altro secchio. No, qua. Appartamento abbandonato. Dove sei, bamboccia? Qua sotto? Cavolo. Prima o poi ti trovo. Allora, il ponte. Lì sopra. Andiamo a vedere lì sopra. È
questa è la stanza della bambina. Gli rubo pure le cose. Bamboc, l'ho sentita che... Non fare rumore, mi nascondo da Calista. Le piace questo gioco? No, la fa sbroccare sto gioco. Una volta giocavo a nascondino anche con te. Non so perché si diverte se mi nascondo da lei. Vieni. Era nel fango sulla riva. Che mi hai dato? L'ho messo sotto il cuscino come portafortuna, ma una runa? Gli incubi. Puoi tenerlo, te lo regalo. Ora mi metto a studiare. Dopo un po' mi annoio a nascondermi. Grandissima bambina, ma soprattutto dove cavolo stai? Ho parlato con il muro. Boh, vabbè. Allora, mettiamoci subito. Guarda, che potere qua. Allora, questo qui. Ah, mi serve un'altra runa, mannaccia la miseria. Però posso mettere un amuleto d'osso in più. Tutti amuleti d'osso, così è buffo. Orco dinci, sono cascato in acqua. Ah, io sono pronto, andiamo a fare missione. Pronto per il Lord Reggente? Era ora che ce ne occupassimo, finalmente.